siamo sempre noi, siamo sempre noi, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso. Nel delizioso borgo del centro storico di Deruta, Locanda del Bracconiere. Lo splendido casolare che ospita i locali del ristorante è la giusta location per i vostri momenti di relax. Locanda del Bracconiere, tutta la tradizione umbra con accurata selezione di salumi, formaggi, tartufo, prodotti tipici locali, cacciagione e molto altro, accompagnato da buon vino nobile che alliete il corpo e l'anima. Per prenotazioni www.locandadelbracconiere.it oppure telefonicamente. Boxa realizza gazebi, pergole, arredamenti in legno da interno ed esterno, recinzioni e pavimenti in legno, oltre a scaffalature industriali leggere e pesanti, soppalchi e magazzini automatici, allestimenti stand ed eventi fieristici in Italia e nel mondo. I nostri punti di forza sono la competenza, la rapidità di esecuzione e l'assistenza post vendita, tre punti fondamentali che ci differenziano rispetto agli altri. Boxa. Laddove gli altri pongono delle problematiche, da noi si può fare. Quel che non c'è, si inventa. A Resina, in via Tiberina Nord, Bar Bellucci. Da noi puoi seguire in diretta su maxischermo tutte le gare dei grifoni. Bar Bellucci. Tabacchi, ricevitoria, caffetteria, pasticceria, panini. Bar Bellucci è anche panetteria, salumeria, prodotti tipici, gastronomia, quotidiani, riviste, lotto, superenalotto, gratta e vinci, ricariche, pagamento utenze. A Resina, in via Tiberina Nord, Bar Bellucci. A San Mariano di Corciano, ristorante, pizzeria, La Smorfia. Aperto a pranzo e a cena, chiuso il lunedì. Ristorante, pizzeria, La Smorfia, presso centro commerciale Il Girasole, San Mariano di Corciano, Perugia. Info chiocciola ristorantelasmorfia.it. Telefono 075 51 71 910. La Smorfia. Tutti insieme. La Smorfia. Con le app per smartphone e tablet, quando vuoi e dove vuoi. Con Eurobet vivi le emozioni del calcio con le scommesse live. Registrati su eurobet.it con il codice promozionale Sport. Riceverai 50 euro di bonus. Eurobet, tutto un altro gioco. Il gioco è vietato ai minori e può creare dipendenza. Agenzia di scommesse Eurobet, via della Pallotta a Perugia. Scommesse sportive, scommesse virtuali, gioco online, sala slot. Da noi puoi vedere in diretta e scommettere su tutte le gare dei grifoni. Inoltre ricariche telefoniche, Sky e Premium. Eurobet via della Pallotta, Perugia. Original Sport Specialist. Original Sport Specialist. Quando la passione chiede il meglio. Original Sport Specialist. Forniture complete per società sportive. Original Sport Specialist. A Rivotorto di Assisi e a Ponte San Giovanni in via della scuola. www.originalsportspecialist.it. Sulla strada della bellezza, dell'eleganza, del comfort e della qualità. Di strada in strada, di stagione in stagione,
dal 1900 Calzature Cenci. Calzature Cenci, qualità e un vasto assortimento che diventa bellezza ai tuoi piedi. Calzature Cenci, Ellera di Cocciano, Perugia. Clock Concept Store. Abbigliamento donna, uomo, accessori. Clock Concept Store. Clock Concept Store. Clock Concept Store. Via Garibaldi 11, Bastia Umbra, Perugia. Nel centro storico di Perugia, 4 passi al Merlin's, ristorante, pizzeria. In un contesto caratteristico, vieni a gustare la vera pizza napoletana cotta al forno a legna. Sei un tifoso del Perugia? Presentando l'abbonamento o il biglietto della partita, 4 passi al Merlin's riserva a te e ai tuoi amici il 15% di sconto. 4 passi al Merlin's, l'amore per la pizza. Cuore di panna, gelateria artigianale, yogurteria, cioccolateria, creperia, frullati di frutta fresca anche esotica, semifreddi, torte gelato. Cuore di panna, le migliori materie prime per emozionarvi con il gusto. Cuore di panna, il sapore dell'estate, tutto l'anno. Cuore di panna, via Yuri Gagarin 9, tra Centro Commerciale Gherlinda e Space 23. Ellera di Corciano, Perugia. Siamo sempre noi, siamo sempre noi. Oto Workwear Store. Produzione esclusiva della nuova linea di abbigliamento e accessori Bianco Rosso. Bianco Rosso, siamo sempre noi, siamo sempre noi. Bianco Rosso, Bianco Rosso, Bianco Rosso, Bianco Rosso, siamo sempre noi, siamo sempre noi. Bianco Rosso, Bianco Rosso, Bianco Rosso, Bianco Rosso, siamo sempre noi, siamo sempre noi. Bianco Rosso. Oto Workwear Store. Bianco Rosso, siamo Bianco Rosso, or nothing. Bianco Rosso, Bianco Rosso, Bianco Rosso. Lidl Prinza, pub, birreria, ristorante. Lidl Prinza è musica dal vivo, karaoke e tanto altro. Lidl Prinza, da noi la noia non è di casa. Lidl Prinza, pub, birreria, ristorante. Perugia. Anche io Lidl Prinza. Caffè Arco. Da oltre 30 anni la tradizione del caffè nel centro storico di Perugia. Caffè Arco. Colazioni e pranzi veloci con prodotti tipici umbri, panini, torta al testo, porchetta. Caffè Arco è anche punto Sisal per giochi, pagamenti utenze e ricariche telefoniche. Caffè Arco, via Maestà delle Volte, Perugia. Bellafante Immobiliare e Bellaffitti Rental Solutions. Passa a trovarci, la casa dei tuoi sogni ce l'abbiamo noi. Bellafante Immobiliare e Bellaffitti Rental Solutions. Corso Cavour 23, Perugia. Ricomincio da tre. Ristorante, pizzeria, pub, musica dal vivo e arte. Pochi capivano il jazz. Troppe cravatte sbagliate. Ragazzi, scimmia del jazz. Ricomincio da tre. Via Aldo Moro 106, San Mariano di Corciano, Perugia. L'associazione Avanti Tutta Ollus realizza progetti per migliorare la qualità della vita dei pazienti malati di cancro. Bisogna donare, perché donare è voce del verbo salvare una vita. Mettiamo una mano nel cuore. Mettiamoci tutti una mano sul cuore e doniamo. Avanti Tutta!
siamo sempre noi, siamo sempre noi, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso. Buonasera, 29esimo appuntamento stagionale con Bianco Rosso. Il parterre è un po' ridotto stasera, ma insieme alla nostra Corinna Fenton. Buonasera. Ciao Claudio, buonasera. E andiamo a salutarli. Pochi ma buoni. Ma anche se eravamo in più eravamo buoni, però insomma. No, ha detto buoni. Buoni. Ah, buoni. Mauro Paggi, buonasera. Benvenuto. Buonasera Corinna, buonasera. Il bello della diretta, lui, tu il buono della diretta, secondo me. Buonasera a tutti gli telespettatori. Reduce da una grande abbuffata, non solo di gol negli ultimi minuti, ma insomma in casa Righetti. Paolo Righetti, che salutiamo, purtroppo è stato colto da un piccola credo sindrome influenzale, ma già domani sarà in piedi. So che ci sta seguendo, lo salutiamo. Simone Angelini, giornalista, telecronista, tifogrifo.com. Buonasera Corinna, buonasera Claudio. E per rimanere in tema di influenza, anche tu ieri 39 di febbre, oggi qui stoicamente. È la vittoria terapeutica del Perugia. Magari sta un po' più lontano. Sta un pochino più lontano. Rebecca Antonini, responsabile Biancorosso Social e Miss Umbria 2013. Buonasera a tutti, buona domenica. Allora anche questa sera... tantissime per te, vedo già fogli, foglietti, iPad, tutto pronto, tanti interventi dal web. Certamente, siamo qui. Dunque, salutiamo intanto in regia Luca Dottori, che questa sera sostituisce più che degnamente, più che egregiamente, il mio regista preferito, Luca Dottori. Non c'è Pasquale Punzi, è dovuto insomma assentarsi per motivi di lavoro. La collaborazione tecnica è quella di Michele Patucca e gli operatori sono Alessandro Biagini e il nostro Marco Cecchetti. Prima di andare in sigla, due cose. Intanto un saluto, perché tra un po'... la stupenda bambina, tra un po' Sofia deve andare a letto, Sofia Mazzieri, il nostro grande saluto, gli auguri di pronta guarigione anche a lei, sta attraversando un periodo non tanto bello, insomma, però gli siamo tutti vicini, in particolare Roberto Righetti e la sua famiglia, e proprio in questi giorni, 20, 21 e oggi 22 di marzo, in tutte le piazze italiane c'era un'iniziativa a quella della AIL, una Ollus che si occupa di ricerca per la cura contro leucemie, linfomi e mieloma. Compra un nuovo AIL, sostieni la ricerca AIL. Vediamo lo spot e poi sigla, a tra poco. Serie B, il campionato degli italiani. Perugia, Perugia vincitore.
Allo stadio Partenio di Avellino, il Perugia negli ultimi 5 minuti ribalta un risultato fino allora ingiusto, immeritato, ovvero l'1-0 per i locali, gli irpini, e insomma porta a casa 3 punti importantissimi che a molti, lo dicevamo ieri, l'ho letto anche da qualche parte sui social, ricorda un po' Mauro Paggi, quella vittoria esterna in extremis ad Ascoli, e con tutti i benefici, con tutti i ricordi positivi, positivi che porta con sé quel gol, se non erro, di Sprocati, su assist di testa di Mazzeo. Sì, diciamo che lì mancavano 2-3 giornate alla fine del campionato, quindi quella fu una vittoria veramente determinante per mantenere la testa della classifica. Però anche questa si è verificata negli ultimi minuti della partita. È una vittoria importante, non c'è dubbio che sia una vittoria importante, perché come abbiamo sempre detto dall'inizio del campionato, sarà un campionato che si deciderà e andrà nelle sue fasi importanti proprio le ultime 10 giornate. Sarà importante, per la terza volta lo ripeto, stare adesso sul pezzo, adesso essere in forma, adesso fare risultati, perché il campionato di Serie B è così, le ultime 10 giornate sono quelle che poi determinano tutta quanta la stagione. Abbiamo detto, speriamo di essere a ridosso dei playoff o comunque essere in una buona posizione per poi andare a vedere quale sarà il nostro destino, e è proprio quello che stiamo facendo. Questa vittoria ieri è stata una vittoria frutto probabilmente anche di una buonissima condizione fisica, una buona preparazione, e anche da parte di coloro che sono stati acquistati nel mercato, tra virgolette, di riparazione, che stanno entrando veramente nella loro condizione migliore, perché non è che si vince ad Avellino al 86esimo e al 91esimo per caso, se non hai dietro una condizione che ti supporta, una convinzione. E poi ci sono state anche tantissime altri fattori positivi, soprattutto da parte dell'allenatore, di mister Camplone, che ha azzeccato tante delle mosse di ieri, dai cambi alle sostituzioni. Era in emergenza, no? Molte pedine importanti mancavano ieri. Ai giocatori che hanno sostituito i cosiddetti titolari, ha fatto veramente, ci ha messo veramente del suo il mister. Quindi bene, andiamo avanti così, e ripeto, adesso inizia il periodo buono. Allora, subito, visto che stasera avremo da divertirci con diverse interviste che sicuramente, insomma, di cui parleremo e che sicuramente vi divertiranno, prima gli highlights con la voce live proprio di Simone Angelini. Vediamo Avellino Perugia in questi riflessi filmati. Trasferta in terra campana per i biancorossi al Partenio di Avellino domenica e sabato 21 marzo 2015. Avellino Perugia, Grifoni che scendono in campo con una formazione rimaneggiata. Camplone deve rinunciare a Egazi, Fossati e Taddei. Schiera una linea mediana inedita con Verre e Nico, supportati dall'Anzafame che fa da pendolo tra centrocampo e la tre quarti. I due esterni sono sull'out di destra Faraoni, a sinistra Crescenzi. Il trio in difesa è Mantovani, il suo esordio dal primo minuto per l'ex Chievo e Palermo, Comotto e Goldaniga. Tra i pali nuovamente Coprivez. In attacco Fabinho fa da spalla e da supporto a Matteo Ardemagni. Grifoni reduci dalla vittoria interna per 3-2 contro la Provercelli e cercano subito di imprimere il ritmo alla gara. Nei primi minuti subito una buona occasione con l'Anzafame che prova il tiro dalla distanza, finisce alto di poco sopra la traversa. Primo squillo di tromba per la banda Camplone che ci riprova 2 minuti più tardi con un'altra sortita in attacco. C'è Nicco che appoggia all'indietro ancora per l'Anzafame, il tiro viene sporcato e finisce di poco a lato. Massimo Rastelli non riesce a trovare il bandolo della matassa. Avellino che sembra annichilito sotto i colpi della compagine guidata dal tecnico Andrea Camplone. Ancora Perugia con Nico, arriva al limite dell'area, preferisce tirare invece che allargare su Fabinho. Il suo tiro si spegne di poco a lato. Gomis cerca di spronare i suoi, ci prova l'Avellino con Zito, palla per Castaldo, tenta la girata in semi rovesciata ma la sfera finisce a lato e non crea alcun timore reverenziale l'attento Jan Coprivez. Crescenzi, cross dalla tre quarti, cerca la sponda
Ardemagni, poi ci prova ancora Lanzafame con un grande gesto balistico dai 30 metri, la sfera finisce a lato, poi a sorpresa su un calcio d'angolo Zito riesce a mettere una palla in mezzo, dove arriva di testa Trotta, quarto centro stagionale dal suo arrivo nel mercato di riparazione ad Avellino per il giocatore Scuola Roma, che sigla la sua segnatura di testa sul cross di Zito, e l'Avellino va sorprendentemente in vantaggio. Poi su un'azione, su una ripartenza, ci riprova ancora con Trotta, qui è provvidenziale l'uscita di Koprivets che dice di no all'attaccante irpino, e tra il primo e il secondo tempo Camplone tenta la contromossa, esce un Ardemagni un po' spento e sulle gambe, al suo posto Diego Falcinelli, un ingresso che si rivelerà davvero azzeccato da parte di Camplone ai fini del risultato finale. Al 55esimo ancora l'Avellino, cross all'interno dell'area di rigore, ci prova Castaldo, il suo tiro finisce alto sopra la traversa, poi Verri, il tiro dai 30 metri, Gomis riesce a respingere, c'è Fabinho che prova a rimettere la palla all'indietro, il tiro di Parigini, subentrato da poco, che finisce addosso ad un giocatore avversario. Ancora Perugia, un assalto all'arma bianca, un risultato che di certo non sta premiando gli sforzi della squadra di Andrea Camplone, che negli ultimi minuti però riesce finalmente a trovare i giusti guizzi per riaddrizzare le sorti della contesa. Nel frattempo Andrea Camplone mette in campo Fazzi sull'out di sinistra sostituendo Nico, entra anche Parigini, un 4-2-4 super offensivo per il tecnico abruzzese. Verre, palla d'esterno in mezzo, Parigini, respinta della difesa, ancora Falcinelli, il tiro viene sporcato ma finisce finalmente alle spalle dell'estremo difensore locale, è il pari del Perugia all'86esimo. Avellino 1, Perugia 1, decimo centro stagionale per Diego Falcinelli, record assoluto di segnature in carriera in Serie B. Poi un'azione personale di Lanzafame, il Perugia ci crede, guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area, c'è cartellino rosso per il giocatore dell'Avellino, e all'ultimo tuffo, al 91esimo, un cross in mezzo da parte di Faraoni, Falcinelli anticipa tutti, grande esultanza anche da parte di Andrea Camplone, davvero gasatissimo per la rete di Falcinelli, che sigilla una vittoria fondamentale per i grifoni, il terzo, la terza affermazione in esterna stagionale per il Perugia, che esce con 3 punti di platino dal Partenio. Abbiamo visto doppietta di un Falcinelli, insomma, cinico, 2 occasioni, 2 reti, è stato calmo in una prima circostanza, ha aspettato la ribattuta, rete, insomma, un giocatore che proprio ieri, forse la prima gara in cui Ardemagni non era così lucido, si è fatto trovare più che pronto. Ma sì, lo stesso Claudio aveva fatto anche a Brescia quando era stato chiamato in causa a mezz'ora dalla fine, aveva risolto la gara. Questo significa che è un giocatore che, nonostante sia stato impiegato di meno nell'ultima parte di stagione, ha comunque dimostrato di restare sempre sul pezzo, di essere molto attaccato a questa causa, essendo anche un perugino doc, un attaccamento viscerale per i colori biancorossi, e sinceramente il suo impatto sulla gara è stato devastante, ha segnato 2 reti da rapinatore d'aria, cosa che gli era un po' mancata nel girone d'andata, è arrivato a 11 centri stagionali e credo che, insomma, potrebbe essere una freccia importante da qui alla fine per Andrea Camplone, perché il Perugia non ha soltanto Matteo Ardemagni là davanti, ma c'è un Diego Falcinelli che scalpita, che ha dimostrato veramente di essere in grande, grandissima condizione. Prima di tornare da Mauro Paggi, Rebecca Antonini dal web. Simone Chierico, che bello rivedere le immagini di ieri. Abbiamo Roberto Rosati, nonostante una bellissima prova di forza ed orgoglio e la classifica che ci arride, ora però tutti concentrati, perché da qui alla fine non ci sono più partite facili, chi per un verso, chi per un altro, ognuno ha bisogno di punti. 10 battaglie fino alla fine e poi vedremo. Un saluto a tutta la squadra di Biancorosso, oggi per Rebecca niente francesismi, grazie, grazie Roberto. E poi abbiamo Giacomo Cardinali, grazie ragazzi per la splendida vittoria e rimonta. Alex Pecorini, dai, vittoria importante, forza Grifo. Bene, questa è la prima tranche. Allora, prima di andare da Camplone, Mauro Paggi sulla gara di ieri, un po' ne abbiamo già parlato, però insomma, meriti suddivisi più calciatori, allenatore, demeriti dell'avversario? Non mi sembra. Ma guarda Claudio, io facevo una riflessione partendo dalla gara di ieri sull'intero campionato del Perugia. Non è che ieri il Perugia abbia fatto una gara così tanto diversa da
molte altre gare che ha fin qui disputato. Ci ha arriso il risultato, nel senso che io, se vado indietro cronologicamente, in casa con il Lanciano il secondo tempo ci hanno annullato due gol e meritavamo assolutamente di vincere. In casa con il Bari abbiamo pareggiato 1-1, ma meritavamo, perché la partita l'abbiamo fatta noi, assolutamente di vincere. A Varese ci hanno recuperato a un minuto dalla fine, la partita l'abbiamo fatta sempre noi, e meritava, come ieri, e meritavamo forse di vincere. Forse l'unica partita un po' strana, tra virgolette, è stata quella di Frosinone, dove non abbiamo praticamente giocato. Se ripercorri un attimo il nostro campionato, in casa con il Pescara segnato a tempo scaduto, una partita stradominata, eppure ci hanno pareggiato. Cioè, capito che cosa voglio dire? Ieri, una partita che il Perugia ha tenuto in pugno dal primo all'ultimo minuto, a parte quei 5 minuti dopo l'occasionale gol dell'Avellino di sbandamento che ci possono stare, ha giocato sempre il Perugia, però alla fine sono venuti questi 3 punti, questa, come diceva Simone, questo assalto all'arma bianca dentro la metà campo, la tre quarti campo dell'Avellino, alla fine ha dato i suoi frutti. Io voglio vederlo come un auspicio, come un segno positivo questo, cioè di essere riusciti, di iniziare a essere concreti, di iniziare a trarre i frutti di tutto quel grandissimo lavoro che la squadra fa durante la partita. Se il buongiorno si vede da questa partita, speriamo che qui alle prossime 10 possiamo continuare così e potremo avere tantissime soddisfazioni. Sperando che siano più di 10. Ma guarda Mauro, io sì, credo che chiaramente. Cioè, quello che dici te è estremamente condivisibile, ma io ho una sottigliezza, una differenza la vedo rispetto alla partita, per esempio, che hai citato te, l'ultima con Lanciano, quella in casa col Bari. Io ho visto una maggiore determinazione, una maggiore consapevolezza nei propri mezzi, una voglia davvero di mordere l'erba per vincere la gara. C'era più convinzione. Non ho visto questo atteggiamento, questo 1% in più, questo quid aggiuntivo in queste gare precedenti. Questa è una squadra. È ora che ce lo mettano, no? Evidentemente anche questo quid in più. È ora che alla fine glielo dicono tutti, c'è conferenze stampa, i giocatori l'hanno capito, ma che devono mettere il cuore oltre lo e stacco, sanno che i campionati si vincono a marzo-aprile. I campionati si vincono sempre a marzo-aprile. E quindi il prima conta poco. A parte qualche fenomeno, no? In Italia, anche nei campionati esteri, che se ne va, e poi gli altri campionati si decidono adesso. È questa la stagione di tutti quanti, soprattutto in quello di Serie B. Però speriamo che l'hanno compresa sta cosa. E sì, che il meglio deve ancora venire. Diciamo, e come insomma, diceva Ligabue. Allora, sala stampa del Partenio, abbiamo raccolto le dichiarazioni di Andrea Camplone, grazie a Rete 8. Ne abbiamo 4 clip. La prima, dove dice: non abbiamo rubato nulla. Abbiamo fatto per 30 minuti un buon calcio, secondo me, fino a gol loro. Non avevamo mai rischiato niente. Poi abbiamo preso gol su quell'angolo e abbiamo sbandato, dove loro hanno avuto la possibilità di chiuderla e non ci sono riusciti. Fra il primo e il secondo tempo mi sono arrabbiato tanto, perché far venire qui a Avellino un campo così difficile, giocare 30 minuti di buon calcio, avendo avuto anche 4-5 ripartenze dove non siamo stati bravi a sfruttarlo, mi dava fastidio. Quindi io credevo almeno nel pareggio. Poi è normale, venire qui a vincere è ancora meglio. Però credo che la squadra ci ha sempre creduto. Credo, anche perché anche con i cambi, giocare con 4 punte, cioè alla fine abbiamo rischiato tantissimo. Siamo stati bravi a essere sempre abbastanza equilibrati, a non concedere nulla. E penso che alla fine, io credo che la vittoria non l'abbiamo rubata, anzi, credo che ci sia un po' di merito. Assolutamente condivisibile, no? Perché insomma poi sentiremo dall'altra parte dello spogliatoio, quello insomma, bianco-verde, quello di Irpino, che insomma invece questa cosa viene messa in discussione. Partita rubata? No. No, perché cioè l'1-0 è una grande ingiustizia, il pareggio ci poteva stare, ma la vittoria non è un furto. Qual è il monito della Lega di Serie B che c'è scritto? Rispetto, fair play. Cioè, sportività. Beh, proprio questa la sentiamo dopo. Diciamo che qualcuno non è che l'abbia ben intesa, ma il nostro allenatore credo che abbia dato un'immagine limpida, chiara, netta, evidente di quella che è stata la partita di ieri. Insomma, se c'è stata una squadra che ha giocato al calcio, ieri quella è stata il Perugia, in un campo difficile come quello dell'Avellino, contro una squadra tosta comunque, ben messa dal punto di vista difensivo. Quarta in classifica, non a caso. Che in casa ha sciorinato davvero risultati positivi a Iosa, quindi credo che insomma, nulla da eccepire su quello che si è visto ieri in campo. Sarebbe stato
un mezzo furto il pari, figuriamoci una sconfitta, no? Mauro. Sì, sì, no, sono perfettamente d'accordo. Cioè, io sono d'accordo con quello che ha detto Camplone. Abbiamo avuto quei 5-10 minuti dopo che abbiamo preso il gol, che lì ci sono stati degli errori. Poi, se vogliamo analizzarli un attimo, io ho una mia personale opinione, ma e lì siamo andati un pochino in difficoltà, ma era normale, hai giocato 30 minuti, hai imposto il tuo calcio a 30 minuti, prendi un gol su un calcio d'angolo così, molto estemporaneo, vai un attimino in crisi. Su quel calcio d'angolo che ha sbagliato, visto che volevi dirlo. Guarda, io sul calcio d'angolo puntare il dito, non hanno sbagliato i due centrali, secondo me, né Mantovani c'era né Comotto. C'era un uomo sul palo, però, sul secondo né palo. Né Mantovani né Comotto. Ha sbagliato un po' Goldaniga, perché sullo scambio non è andato subito a chiudere, ma soprattutto hanno sbagliato i centrocampisti, perché non si fa saltare un uomo facendogli fare il terzo tempo venendo da fuori l'area di rigore. Perché uno che fa il terzo tempo su una palla morbida in quel modo, tu non lo prendi nemmeno se i centrali erano posizionati. Proviamo a mettere in difficoltà Luca Dottori, se riesci Luca a farci rivedere la rete di Trotta, lì c'è un calcio d'angolo, no? In cui i due giocatori dell'Avellino fanno lo scambio, Goldaniga va in ritardo, se Goldaniga fosse stato un pochino più reattivo probabilmente non gli avrebbe consentito il cross, o non glielo avrebbe consentito in maniera così semplice. Ma poi l'errore grosso è far saltare in velocità, facendo un terzo tempo, a Trotta, perché Trotta veniva da fuori l'area di rigore. Sì, sì, e allora sì, qualcuno gli deve stare appiccicato. Io ho sentito Camplone che ha detto l'abbiamo provate. Guarda da dove viene Trotta, guarda, è libero. No, allora sì, rivediamolo magari a velocità rallentata. Ricordiamo, guarda, era un calcio d'angolo battuto a guarda, due. È libero, guarda, Trotta, no? Già da qui è libero. Lì ci vuole qualcuno che sta sull'uomo. Sì, ma perché non è questione difensori, centrocampisti. Qui il problema è che ce li siamo dimenticati. Cioè, la squadra. Cioè, ce n'erano due o tre lì. Sono più di uno. No, ma lo sai che hanno fatto? Un po' come i ragazzini della scuola calcio, tutti addosso al pallone. Tu facci caso. Guarda. Sì, ma vedi, già qui. Guardano tutti la palla. Vedi Goldaniga quando arriva? Se Goldaniga fosse stato due metri più avanti, gli avrebbe impedito perlomeno questo cross così pulito. Però i due centrali, Mantovani e Comotto, poco possono fare, no? Perché quando ti arriva uno con questa velocità, sì, che già in magari aria alle spalle, insomma, no, si poteva guardare, cioè tre non mancavano nessuno. Esatto. Ma io ti dico, e quindi abbiamo preso il gol. Camplone ha detto che l'abbiamo provato questa situazione durante sappiamo che l'Avellino ci segna spesso tutto qua, e poi chiaramente comunque su questa disposizione tattica c'è un crocione grosso, una quaresima, cioè, non è possibile, obbrobriosa, dai. Adesso al di là di tutto, al di là di tutti i meriti, questo è un po' un neo del Perugia di quest'anno, su molte occasioni, su palle da fermo, soprattutto sulle palle, cioè, subire rete a difesa schierata, sempre a difesa schierata. L'abbiamo preso lo stesso col Provercelli, Colì il primo tempo ha segnato da solo, cioè, sempre con cross morbido dalla tre quarti, poi, uguale. Ancora in sala stampa Andrea Camplone però parla di notevole iniezione di fiducia. Ma io credo che sia un'iniezione di fiducia notevole, ci mancava da un po' di tempo una vittoria. E anche se veniamo da un buon trittico, mi sembra 7 partite, 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quindi credo che sia un trittico importante. Normale che la squadra ho vista anche molto bene sulle gambe, questo è molto importante in questo periodo. Però non ci possiamo fermare, perché domenica abbiamo il Crotone che oggi ha vinto, quindi dobbiamo dare continuità, la B è continuità, se dai continuità arrivi fino in fondo, se no fai fatica. Anche se devo dire la classifica è molto corta, sia avanti che dietro. Quindi 10 partite dove sono 10 finali. Se giochiamo con questa mentalità, credo che ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Diceva anche Rastelli venerdì in sede di presentazione della gara tra Avellino e Perugia. Il Perugia, sì, bella squadra, però non ha continuità. E beh, ce l'ha l'Avellino, che l'Avellino l'ha persa. Esatto, ha trovato continuità nella sconfitta, quindi è una bella cosa. No, bene, come dice Camplone, veniamo da un trittico di 7 partite, perfetto, benissimo. Però ha ragione lui, dice 5 vittorie, un pareggio, una sconfitta, le ultime 7 partite, insomma, è un bell'andare. Bene, allora, di nuovo in sala stampa, qui ci parla dell'attacco del Perugia, quindi Ardemagni, Falcinelli e Parigini. Oggi abbiamo fatto fatica, abbiamo avuto, ripeto, il primo tempo almeno 6 ripartenze dove abbiamo rubato palla ai difensori e abbiamo avuto sempre scelte sbagliate, perché potevamo andare in vantaggio sicuramente,
normale che questa squadra ha ragione, fino a tre quarti gioca abbastanza bene, poi alla fine, però solo oggi, perché nelle partite precedenti Erdemani ha fatto molto bene, oggi forse era un po' stanco, però l'acquisto di Erdemani ha fatto crescere anche Falcinelli, perché avevamo fino a gennaio solo lui e quindi un pochino si era adagiato, invece con questa rivalità aiuta a crescere, quindi c'è un buon dualismo e questo porta, sono contento anche per Falcinelli che ha fatto una doppietta oggi. Ma Parigini ha fatto 96, mi sembra che abbia fatto 28 presenze, il primo anno, il secondo anno, perché stava a Castellammare dove ha collezionato poche apparizioni, non ha mai giocato titolare, con me ha fatto tante partite titolari, poi è normale, con 96 un pochino si è perso, adesso però ha capito e ci darà una grande mano per la fine di stagione. Sei d'accordo Simone, si sta ritrovando anche Parigini, forse è vero, dopo un periodo nel quale non sembrava più il calciatore, l'attaccante brillante, veloce della prima parte di campionato, adesso sta tornando il Parigini che conosciamo e guarda caso stasera già in partenza per la nazionale. Meno selfie e più pedalare. No, sono d'accordo con Andrea Camplone riguardo anche il dualismo che si è creato. Tra Erdemani e Falcinelli, che credo ne possano trarre beneficio entrambi, ma soprattutto che questi due ragazzi hanno un grandissimo rapporto anche fuori dal campo, perché sono quelli che hanno legato di più Erdemani e Falcinelli tra loro, quindi questo significa che c'è anche grande simbiosi e compattezza all'interno dello spogliatoio. E in aggiunta, insomma, Vittorio Parigini, che vogliamo dire, ha giocato mi sembra più di 20 partite tra quelle che ha iniziato. Dice a titolare, ragazzo del 96, insomma. È del 96, non so se l'ha compiuti 19 anni, ha fatto 3 gol. L'anno scorso in una squadra, la Juve Stabia, che è retrocessa con 5-6 giornate d'anticipo, non ha giocato praticamente quasi mai, quindi è una freccia importante secondo me proprio in queste gare dove c'è bisogno di vivacità, di un giocatore che dia brio, gamba e che sia bravo nell'uno contro uno. È stato determinante nella rete dell'1-1 perché è stato lui a dare il via, no, alla situazione che poi ha portato al pari del Perugia. Quindi insomma altre due frecce nell'arciere di Andrea Camplone da qui alla fine, credo che insomma tutti dico, sottolineo tutti, saranno importanti da qui alla fine per centrare l'obiettivo, che non me ne voglia nessuno, ma a questo punto se vogliamo fare i pompieri parliamo ancora di salvezza, ma siccome il fuoco ormai a 46 punti, 10 gare da disputare, sicuramente la salvezza 4 ne dobbiamo lì fare ancora, lì, questo è vero. Però Rebecca, ancora una parentesi con te, poi torniamo da Camplone. Elio Clero Bertoldi, tra l'altro oggi insignito per premio giornalistico alla carriera, lo salutiamo. Vincenzo D'Amico, Rai Sport 2, ha votato Camplone miglior allenatore della giornata in B. Per me, per come riesce a far giocare le sue squadre in maniera positiva, offensiva e non sparagnina, è anche il migliore della stagione. Francesco Baglioni, con Carolo col muso all'insù te finisci gli occhi, ma il grifo non lo vedi più. Guardate sotto che è meglio. Roberto Rosati, un grosso grazie ai nostri tifosi irriducibili che hanno strillato fino al 96esimo. Bellissima. Questa vittoria è tutta per voi. 300 leoni in quella bellissima. Yuri Rosatini, comunque oggi bisogna riconoscere che l'Avellino ha avuto due infortuni che ci hanno favorito, Zito e Taddei. Allora, andiamo alla sala stampa del Partenio. E Andrea Camplone, il suo ultimo contributo, qui gli chiedono, non siamo stati noi, però dice dopo tante insomma, belle gare nell'ultimo periodo, pensare che insomma, ti stavano cacciando, una cosa del genere. Sentiamo il rapporto con la società di Andrea Camplone. Quando vieni da diverse partite dove non vinci o pareggi, perdi, è normale che la società cerca riparo. Anche perché è più facile cacciare un allenatore che non giocatori, tutti quanti, quindi ormai lo sappiamo. Però dopo quella situazione sicuramente ci siamo ricompattati, anche perché la squadra è sempre stata con me, ma non avevo dubbi, quindi era solo una questione di risultati. Adesso ci godiamo questo momento, andiamo avanti, sapendo che è molto, molto difficile, perché non possiamo sicuramente abbassare la guardia, anche perché
31 minuti fatti bene, preparati per i calci d'angoli loro, perché fanno tutti questi giochini, abbiamo preso cosa sul calcio d'angolo. Quindi l'attenzione deve essere sempre fatta sempre a mille e non ci possiamo mai rilassare, perché è un campionato abbastanza livellato. Quello che dicevi tu, Mauro, ci prepariamo su quello e proprio lì prendiamo la rete. Adesso è il momento della consegna del premio Cane di Betto. Chi è perugino sa cosa significa. Per la grande sportività, questa è la motivazione a Massimo Rastelli, allenatore dell'Avellino. Ascoltatelo. Il premio Cane di Betto è fantastico. Ascoltatelo. Dispiace perché è una partita che non meritavamo assolutamente di perdere. Meritavamo di vincerla, nonostante il Perugia ci abbia messo in alcune circostanze in difficoltà, ma questo lo sapevamo, però il calcio è fatto anche di questi momenti dove a volte raccogli di più di quello che meriteresti, e in quest'ultimo periodo stiamo sicuramente raccogliendo meno di quello che abbiamo seminato sul campo. Oggi meritavamo molto molto di più. Sono dispiaciuto per i ragazzi, sono dispiaciuto perché se noi andiamo a fare una partita del genere fuori casa perdiamo 4-0 e ce ne andiamo con tanti saluti, quindi è un peccato, non aver chiuso la gara. Quando perdi partite del genere è normale, fai fatica, perché ti ripeto, una partita che si doveva chiudere sul 3-0 con grande scioltezza. È una mazzata pesante, però abbiamo la forza morale per ripartire. Uomo di sport, grande sportività, grande fair play, ha riconosciuto i meriti del Perugia. Questo ha detto, no? No, se c'era qualcuno vicino doveva fare certo. E niente. Va bene, dai, no, premio per... Io non so, condividi l'attribuzione del premio, se no lo revochiamo. Parlate voi, che io lo insulto, meglio che ne parliate. Ma io che non so per uccino, no? Sto grande Betto, chi è? Non fa niente. Allora... Ha fatto una cosa un po' strana alla fine. No, il cane? No. Sì. Di Betto. Allora, ancora qualcuno che recrimina in casa Avellino l'ex Ternana, Fabio Pisacane, che si dice più di una volta, sentirete, dispiaciuto. Si è sofferti anche perché si è deciso di avere un atteggiamento diverso, di giocarci la partita. È normale che quando ti giochi le partite devi anche concedere qualcosa all'avversario. Perugia dal centrocampo in su hanno delle ottime qualità, e è normale che se gli concedi spazi possano farti male. Però nonostante tutto siamo riusciti ad andare in vantaggio, avevamo l'occasione per chiuderla. Quello che dispiace è che negli ultimi 5 minuti, e parlo da difensore, ci siamo suicidati, e questo non è possibile per una squadra che vuole raggiungere grandi obiettivi. Oggi c'è da fare un mea culpa, perché non è possibile, come dicevo prima, cioè dispiaciuto anche perché oggi vincere sarebbe stato la ciliegina sulla torta. Questo dispiace perché vincere oggi in una giornata dove si festeggiava il ritorno del logo dispiace doppiamente, perché chi vive la città sa con quanta passione i tifosi ci supportano, e dispiace proprio per quello, ecco. Ormai è andata e dispiace, ecco. Che sia la mentalità dell'Avellino che ci ha contraddistinto nelle partite passate, oggi la partita finiva 1-0. Però ci sono anche gli avversari, oggi il campo ha detto diversamente e dispiace, ecco. Io dal campo non ho visto chiaramente che Lanzafame si era buttato, infatti anche lui poi dopo è facile, dopo che l'arbitro gli ha dato il rosso ha ammesso di essersi buttato, però penso che oggi la direzione arbitrale sia stata veramente in discussione, però non sta a me come prima dire queste cose. E dispiace, ecco. È un po' dispiaciuto, come d'altra parte siamo dispiaciuti noi per la prematura scomparsa degli insegnanti di italiano di Pisacane. Sembra aver capito che gli dispiace. però insomma, parliamo dell'ultimo argomento che ha sollevato, ovvero gli dispiace che insomma l'arbitro abbia, a suo dire, abboccato a un tuffo di Lanzafame che ha provocato l'espulsione di Eli. Ti dispiace? A me gli dispiace, guarda, mi dispiace tanto. Però effettivamente in velocità a una prima occhiata in velocità, in quel modo, la solita finta di Lanzafame sembrava netto. Poi rivedendo il rallentatore... Senti, facciamo una cosa. Luca, rivediamo dottori, un attimo. Andiamo a vedere. Non è così limpido, però non è scandaloso. Il fallo su Lanzafame che provoca l'espulsione di Eli, quindi verso la fine della clip. A dottori? Se non gli dispiace, però. Ma non penso che gli dispiace, lui è grifone come un altro.
Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. No, no, questo non è. Sì, sì, è questo. Sì, è questo, invece è proprio questo. Tuffato. Beh, ma c'è. Il regolamento dice. No, è sanzionabile, da, però da qua è difficile colpire, tocca, o no? Tentare di colpire. Qui probabilmente l'Anzafame ha visto che l'avversario lo voleva colpire e si è tuffato. Guarda, per ripeto, evitare il ripeto colpo. Da qua è difficile vedere se lo tocco o meno. L'arbitro sta a 5 metri, sta lì a 5 l'arbitro metri. L'arbitro sicuramente qualcosa, meglio di noi. Ecco, guarda, qui fa la solita finta, parte, lui la gamba la allunga, poi adesso la ritrae. Che ti dico, può aver toccato il ginocchio. Io adesso può anche non esserci. Ma mancavano, quanto mancava Simone? 3 minuti, 5 minuti, quanto mancava? Sai che non l'avevo vista questa. Non, allora, è che, non è che l'ha espulso dopo un quarto d'ora del primo tempo. Diceva Boscov, punizione è quando arbitro fischia. Ma non fischiavo. È che l'ha espulsa 5 minuti dalla fine, poi di questo qua. E comunque, guarda, se fosse, dopo tutto quello che abbiamo visto, insomma, a io direi, nostro sfavore fino adesso. Essere sportivo quanto Massimo Rastelli, direi che insomma è giusto così. Certo. Ecco. Allora, è il momento, perché sono le 21.45, siamo in diretta nelle vostre case stasera un pochino, siamo in formazione ridotta, ma abbastanza insomma felici, contenti del risultato del Perugia, insomma della sua classifica. E andiamo col momento delle pagelle. Novità da questa settimana, ringraziamo naturalmente l'amico Marco Mariuccini, ma da questa settimana sarà un altro nostro collaboratore a occuparsi delle nostre pagelle, ovvero Paolo Righetti. Paolo, che davvero insomma, non sta bene, è a casa che ci segue dalla TV, se vuole poi ci può chiamare, magari scambiamo qualche opinione. Prima andiamo a leggere le pagelle di questa settimana di Avellino Perugia. Eccole qua, c'è anche l'audio. Eccolo. Koprivec difende la sua porta come un leone, molte volte è decisivo, come al 37esimo del secondo tempo quando sradica la palla dai piedi di Coné. Non ha colpi sul gol di Trotta, voto 7. Goldaniga, il solito centrale difensivo, come sempre molto attento e concentrato, il voto per Goldaniga è 6,5. Comotto, recupera palle e spesso riparte in contropiede, limita un cliente come Castaldo, si fa sentire molto con i suoi compagni. Prova da capitano vero, 6,5. Mantovani, al suo esordio non delude ma non fa nemmeno vedere chissà che cosa. Voto 6 più, probabilmente di stima. Crescenzi, quando si tratta di attaccare è sempre presente, ma a volte non torna per difendere. Out per distorsione alla caviglia destra, voto 6. Dal 12esimo del secondo tempo, Parigini, a grande sprint lo sa sfruttare, salta spesso Pisacane sulla fascia. Da un suo tentativo nasce il pareggio di Falcinelli. Il voto per Parigini è 6,5. Faraoni, corre molto ma sbaglia passaggi, cross e stop. Nel finale mette al centro il pallone che vale la vittoria. Voto per Faraoni, 6,5. Nicco, il solito gladiatore in mezzo al campo, recupera e spesso fa anche da regista, voto 6,5. Dal 38esimo del secondo tempo, Fazzi, senza valutazione. Lanzafame, fa il solito lavoro di tener palla, dribbling, passaggio o cross, gioca per la squadra, voto 6,5. Fabinho, viene chiuso molto bene dalla difesa irpina che non gli lascia spazi, è pericoloso poche volte, non è il solito Fabinho, voto 6. Verre, ha un gran tiro dalla distanza con il quale in alcune circostanze impegna Gomis. Peccato per il piattone deviato da Pisacane. Voto 7. Ardemagni. Gioca solo il primo tempo ma sbaglia quasi tutto. Da una prima punta di spessore come lui ci si aspetta ben altro. Voto 5,5. Dall'inizio del secondo tempo Falcinelli. Grande prestazione. È lui il migliore in campo. Complimenti per i 2 gol. Camprone dovrebbe forse pensare a restituirgli un posto da titolare. Mitico. Voto 8. Più 1. Insomma, bel 9 per Falcinelli, che sappiamo è un pupillo di Paolo. Camplone mette in campo una gran bella formazione nonostante l'assenza di peso. Giusto il cambio Falcinelli per Ardemagni. Voto 8. E queste erano le pagelle di questa settimana a cura di Paolo Righetti. Ah, stringe i denti Mauro Paggi. Vediamo un po'. Allora, no, cominciamo proprio da Paolo. Va. No, io adesso, prima quando le pagelle le faceva Marco, me ne segnavo un paio.
cioè di giudizi contrari a quelli di Marco. Qui oggi sono arrivata a 4, però vorrei secondo me di andare sei già fuori contro, rosa, ecco, però vabbè. Vorrei evitare di andare fuori rosa contro il mio mister e quindi ma no, complessivamente sì, ci siamo su tutti. Io qualcosina in più a Lanzafame gliel'avrei dato, perché secondo me ha fatto veramente, soprattutto in fase offensiva, una buonissima partita. Secondo me bene bene Lanzafame ieri. Paolo gli ha dato 6,5, a me è piaciuto in maniera particolare. Avrei tolto invece qualcosina a Verre, perché Verre ha fatto una buona partita, si è confermato, non lo conoscevamo, ha fatto vedere che può essere una alternativa a Fossati, molto meglio di quando giocava Taddei in quel ruolo. Però 7 normalmente lo davamo al miglior Fossati, quindi io non penso che ieri, soprattutto dal punto di vista della dinamicità sulle ripartenze, Verre abbia raggiunto i livelli di Fossati, quindi Paolo gli ha dato 7, io gli do qualcosina in meno. Me ne ero segnati anche altri 2, ma lasciamo perdere, sennò veramente vado fuori rosa. Simone. Uno, perché me ne è rimasto uno, a me, Faraoni. Faraoni effettivamente io l'ho visto molto bene. Io l'ho visto bene bene bene. Secondo me Faraoni merita un bel 7 pieno, abbondante. È in grande crescita, perché insomma anche dal punto di vista fisico e atletico sta prendendo minuti sulle gambe, ha preso anche grande confidenza poi con quello che è un po' il canovaccio tattico di Andrea Camploni, si sta proponendo con maggiore continuità per quanto attiene la fase offensiva e sta migliorando notevolmente anche in quella di non possesso. Doveva sostituire Del Prete, che era stato un giocatore sontuoso nella prima parte della stagione per i Grifoni, lo sta facendo in maniera facile, esatto, quindi. E lo sta facendo davvero in maniera degna, quindi farei un grande applauso a Faraoni che con gol, assist, prestazioni importanti si sta guadagnando davvero la palma di migliore dell'out di destra della squadra perugina. Giusto anche il 7 a Lanzafame, io credo, perché ha giocato una gara diversa dal solito, da mezzala insomma non l'avevamo mai visto. E devo dire che ha raccolto un po' il monito del tecnico, cioè quello anche di fare un po' di legna e di correre, e non giocare soltanto da fermo, l'ha fatto e quindi si merita il suo 7. Verre insomma, anche Verre ha giocato una grande gara. E se andiamo a vedere, secondo me ha fatto un leziosismo, una giocata spaventosa sul gol dell'1-1, quella palla messa in mezzo d'esterno era davvero difficile. Quella è stata una giocata, secondo me, da giocatore da altre categorie. Arrivava in corsa, l'ha affettata, come si suol dire, con l'esterno. Veramente, non so se c'è possibilità di rivederla, ma per me quella è una giocata di grandissimo spessore. Luca adesso sta dicendo, però adesso state esagerando. Allora, Luca Dottori, il nostro regista. Allora, Luca, se ce la vai a ricercare, così facciamo contento anche Simone, in che circostanza era? Gol del 1-1. Primo gol, quindi 1-1. Vediamo, dai. Allora. Se non è dispiaciuta. Ma non so se dispiace. Dispiaciuto. Allora, ecco, guarda, questo l'ha fatta. Ah, spettacolare. In anticipo, senza toccare l'avversario che era... Questa lì, è classe cristallina. Guarda. Tra l'altro, la palla era molto più vicina all'avversario, ma andava verso Verro. Lo sai chi somiglia? A Angelini di 2-3 anni fa. A chi? Simone Angelini 2-3 anni fa faceva queste giocate con la Trevana. Oh, vabbè. Già. Ecco, se ne va Paggi. Scandalizzato. Allora... Chiudiamo questa prima parte di trasmissione con Corinna Fenton, la grafica di Luca Dottori, per i risultati di giornata. 32. Giornata che si conclude, come di consueto, non questa sera, ma domani sera con il posticipo tra Varese e Frosinone. Pescara-Bari 0-0. Ad Avellino, Perugia batte Avellino 2-1, Crotone-Brescia 2-1, a Latina-Spezia batte Latina 2-1, a Livorno-Cittadella batte Livorno 1-0, a Modena-Vicenza batte Modena 2-1, Pro Vercelli-Virtus Lanciano 2-1, a Terni-Carpi batte Ternana 1-0, Trapani-Bologna 0-0, Entella-Catania 2-0 e Varese-Frosinone posticipata domani. Bene, bene, bene. Allora, 21:53, io direi... Se voi volete, così nella seconda parte parliamo dell'avversario. Visto che il posticipo domani sera è quello di Varese-Frosinone, purtroppo col Varese in caduta libera, direi di fare una cosa, di andare a vedere delle dichiarazioni
possiamo lasciare i microfoni aperti in studio, lo ascoltiamo e se volete possiamo, però dobbiamo sentire quello che dice, commentare un pochino un personaggio nuovo che si è affacciato da un paio di giorni sul panorama calcistico della Serie B, ovvero il presidente del Varese Calcio, tale Pierpaolo Cassarà. Onestamente sembra un po' un pesce fuor d'acqua, ma sentiamo le dichiarazioni perché insomma, se ci dovresti alzare Luca e ritorno parecchio in studio. Sono venuto con l'intimità che mi caratterizza, cerco di essere sempre con l'intimità è venuto. In ombra. Sono un uomo dotato di ampio senso civico. Ora, quanto valgano i punti, questo non spetta a me a dirlo, ma io non sono un esperto di calcio. E fila qui, forse ci crediamo. Al senso civico e alla squadra, ai giocatori. Col senso civico. Che sono quelli che dovranno dare la motivazione. La motivazione è cogente, coercitiva, per la rinascita di quello che era stato ormai in maniera brutale scontato, detto quasi nero, mi sembrava una lapide. Quello di portare quello che sanno fare loro, la vittoria, di trasmettere quello che a noi serve, e l'altro carburante, quello che non si vede, è il carburante vero, è l'ossigeno, è il rosso fuoco determinante, determinativo per la continuità del Varese Calcio. Corre anche questa è morta mai. Una frazione temporale, non siamo maghi, ma siamo pronti alla grande impresa. I tifosi lunedì devono tornare a casa senza voce. Vogliamo cori ultrasonori, vogliamo cori al genoma esplosivo, al vogliamo genoma esplosivo. Le curve, non sto a dire quali, non lo sanno, non loro, le conosce, con gli shot, con gli scoppi, con le bordate. Diamo quello che siamo, il valore del potere del calcio a Varese. Il calcio non è un dado che rotola con una scommessa, il calcio è ma che dice? Legge razionale. Nella scelta economico-finanziaria, nel gioco c'è un'alea, ma che è quella del gioco naturale, i calciatori, i gladiatori. Il popolo, i tifosi, sono la linfa. Degli sporchi comunisti. Il progetto è questo, rivitalizzare il senso civico che qualcuno ha distrutto. Semplicemente con un carattere, quello spirituale, la devozione a una cosa che ormai è dimenticata da tempo, al senso vero sportivo, quello che ha caratterizzato e che caratterizza ancora le grandi squadre, nel loro bene e nel loro male. Il calcio è questo. È questo. Praticamente di voi oggi ho chiesto, ma questo già ieri, anzi volevo farlo prima, voglio infilarmi negli spogliatoi o dove essi siano. Conoscerli uno per uno e motivare questi giovani ragazzi. Non so il più giovane quanti anni ha. È il tuo, cioè, è la squadra tua. Loro sono singolarmente macchine di valori, sono macchine che corrono, devono segnare, devono regolare in maniera metroma il nostro essere. C'è il valore della squadra. Voglio conoscerli uno per uno, senza nessuna premessa e nessun obbligo. Trasmissione cardanica dal vertice alla base. Ma chi è Marinetti? Senta, qual è il giocatore del Varese che l'ha impressionata di più quest'anno? Sì, dico. Quello che come si chiama? Mirto. Mirto. Quella volta che sei venuto a vedere, mi ha detto questo qua per fa giocare. Allora, il mio ragionamento è semplicemente storicistico, no? Applicato. I miei preferiti, i miei idoli sono quelli classici che voi benissimo conoscete, no? Da Platini, Michel. Si chiama l'altro. Pelé. Maradona, un altro personaggio, di quelli che ha avuto il male dietro. Ma che cos'è? Un giorno mi piacerebbe riceverlo anche a Varese, insieme a tutti gli altri, perché il calcio è storicità. Il valore di questi giovani ragazzi che lunedì saranno sul campo verde a pestare quel pallone, devono avere in mente questi ideali, nel bene e nel male. Gli incidenti di percorso devono solo portare alla vittoria, in tutti i sensi.
gli incidenti di percorso devono solo portare alla vittoria, in tutti i sensi. Io vi giuro, oggi montavo queste dichiarazioni e non riuscivo a capire il senso di quello che voleva dire. Cioè, non ce l'ha un significato. Io, veramente, il Varese ultimo in classifica, penalizzato. Ci mancava il presidente così, certo. Io spero. Tra l'altro, non ho montato tutto, ho sentito che diceva ai giornalisti di Varese: no, guardate, i soldi non sono importanti. Io adesso ho versato 170.000 euro per IRPEF, però basta, i soldi non servono, sono il pubblico, ci deve pensare. Cioè, non lo so, un personaggio veramente bizzarro che nel mondo del calcio mancava. D'altra parte, uno che inizia dicendo sono qui in intimità, ho portato la moglie. Cioè, e poi ha detto anche che è anche un uomo dotato. È dotato, però i cori, no, mi sono segnato delle cose, non mi è bastata una pagina. I cori, lui vuole dei cori al genoma esplosivo. Cioè, che è al genoma esplosivo? I cori al genoma esplosivo. No, io ho paura quando viene a Perugia questo. Porta giù un genoma esplosivo, qui bisogna... Può darsi anche che è un terrorista. In tribuna, dell'ISIS. No, però il metodo storicistico applicato, no? Niente, dai, andiamo a vedere la classifica sempre con Corinna, così vediamo quei poveretti di Varese che stanno a 27 punti. Insomma, che adesso ci hanno anche, con tutto il rispetto per la persona, ma insomma, presidente così al dentro. Ma scusa, mi viene a domanda. Aspetta, fallo dopo la classifica. Ma le elezioni che vota questo? E che ne so, ma lo sa. Storicistico applicato. Ma io ne mezza idea ce l'ho. Classifica. In testa il Carpi con 62 punti, seguono Bologna con 53, Vicenza 52, Avellino e Spezia 49, Frosinone 48, Pescara e Livorno 47, Perugia 46, Virtus Lanciano 43, Bari 41, Entella 40, Modena, Cittadella, Provercelli e Trapani 38, Latina 37, Ternana 36, Crotone 35, Catania 32, Varese e Brescia chiudono la classifica con 27 punti. Allora, un saluto tanto al mio amico Maurizio di Terni, ogni tanto mi scrive: metti l'antigelo nella macchina, sennò si rompe il radiatore, almeno 10. Allora, è il momento della pubblicità, 2-3 minuti, poi torniamo bianco-rosso, seconda parte. E chi cambia canale è uno storicistico applicato. Ma io direi anche cardanico. Cardanico. Dispiaciuto. Siamo sempre noi, bianco-rosso, 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 bianco-rosso. Nel delizioso borgo del centro storico di Deruta, locanda del bracconiere. Lo splendido casolare che ospita i locali del ristorante è la giusta location per i vostri momenti di relax. Locanda del bracconiere, tutta la tradizione umbra con accurata selezione di salumi, formaggi, tartufo, prodotti tipici locali, cacciagione e molto altro, accompagnato da buon vino nobile che alliete il corpo e l'anima. Per prenotazioni www.locandadelbracconiere.it oppure telefonicamente. Boxa realizza gazebi, pergole, arredamenti in legno da interno ed esterno, recinzioni e pavimenti in legno, oltre a scaffalature industriali leggere e pesanti, soppalchi e magazzini automatici, allestimenti stand ed eventi fieristici in Italia e nel mondo. I nostri punti di forza sono la competenza, la rapidità di esecuzione e l'assistenza post vendita, tre punti fondamentali che ci differenziano rispetto agli altri. Boxa. Laddove gli altri pongono delle problematiche, da noi si può fare. Quel che non c'è, si inventa. A Resina, in via Tiberina Nord, Bar Bellucci. Da noi puoi seguire in diretta su maxischermo tutte le gare dei grifoni. Bar Bellucci. Tabacchi, ricevitoria, caffetteria, pasticceria, panini. Bar Bellucci è anche panetteria, salumeria, prodotti tipici, gastronomia, quotidiani, riviste, lotto, superenalotto, gratta e vinci, ricariche, pagamento utenze. A Resina, in via Tiberina Nord, Bar Bellucci. A San Mariano di Corciano, ristorante, pizzeria, La Smorfia.
aperto a pranzo e a cena, chiuso il lunedì. Ristorante Pizzeria La Smorfia, presso Centro Commerciale Il Girasole, San Mariano di Corciano, Perugia. Info chiocciola ristorantelasmorfia.it. Telefono 075 51 71 910. La Smorfia. Tutti insieme. La Smorfia. Il tuo mondo con le app per smartphone e tablet, quando vuoi e dove vuoi. Con Eurobet vivi le emozioni del calcio con le scommesse live. Registrati su eurobet.it con il codice promozionale sport, riceverai 50 euro di bonus. Eurobet, tutto un altro gioco. Il gioco è vietato ai minori e può creare dipendenza. Agenzia di scommesse Eurobet, via della Pallotta a Perugia. Scommesse sportive, scommesse virtuali, gioco online, sala slot. Da noi puoi vedere in diretta e scommettere su tutte le gare dei grifoni. Inoltre ricariche telefoniche, Sky e Premium. Eurobet via della Pallotta, Perugia. Original Sport Specialist. Original Sport Specialist. Quando la passione chiede il meglio. Original Sport Specialist. Forniture complete per società sportive. Original Sport Specialist. A Rivotorto di Assisi e a Ponte San Giovanni in Via della Scuola. www.originalsportspecialist.it. Sulla strada della bellezza, dell'eleganza, del comfort e della qualità. Di strada in strada, di stagione in stagione, dal 1900 Calzature Cenci. Calzature Cenci, qualità e un vasto assortimento che diventa bellezza ai tuoi piedi. Calzature Cenci, Ellera di Cocciano, Perugia. Clock Concept Store. Abbigliamento donna, uomo, accessori. Clock Concept Store. Clock Concept Store. Clock Concept Store. Via Garibaldi 11, Bastia Umbra, Perugia. Nel centro storico di Perugia, 4 passi al Merlin's, ristorante, pizzeria. In un contesto caratteristico, vieni a gustare la vera pizza napoletana cotta al forno a legna. Sei un tifoso del Perugia? Presentando l'abbonamento o il biglietto della partita, 4 passi al Merlin's riserva a te e ai tuoi amici il 15% di sconto. 4 passi al Merlin's, l'amore per la pizza. Cuore di panna, gelateria artigianale, yogurteria, cioccolateria, creperia, frullati di frutta fresca anche esotica, semifreddi, torte gelato. Cuore di panna, le migliori materie prime per emozionarvi con il gusto. Cuore di panna, il sapore dell'estate, tutto l'anno. Cuore di panna, via Yuri Gagarin 9, tra Centro Commerciale Gherlinda e Space 23. Ellera di Corciano, Perugia.
Moto Workwear Store, produzione esclusiva della nuova linea di abbigliamento e accessori Bianco Rosso. Siamo sempre noi, siamo sempre noi. Bianco Rosso, Bianco Rosso, Bianco Rosso, Bianco Rosso. Siamo sempre noi, siamo sempre noi. Bianco Rosso, Bianco Rosso, Bianco Rosso, Bianco Rosso. Siamo sempre noi, siamo sempre noi. Bianco Rosso. Moto Workwear Store. Bianco Rosso or nothing. Lidl Prinza, pub, birreria, ristorante. Lidl Prinza è musica dal vivo, karaoke e tanto altro. Lidl Prinza, da noi la noia non è di casa. Lidl Prinza, pub, birreria, ristorante. Perugia. Anche io Lidl Prinza. Caffè Arco, da oltre 30 anni la tradizione del caffè nel centro storico di Perugia. Caffè Arco, colazioni e pranzi veloci con prodotti tipici umbri, panini, torta al testo, porchetta. Caffè Arco è anche punto Sisal per giochi, pagamenti utenze e ricariche telefoniche. Caffè Arco, via Maestà delle Volte, Perugia. Bellafante Immobiliare e Bellaffitti Rental Solutions. Passa a trovarci, la casa dei tuoi sogni ce l'abbiamo noi. Bellafante Immobiliare e Bellaffitti Rental Solutions. Corso Cavour 23, Perugia. L'associazione Avanti Tutta Ollus realizza progetti per migliorare la qualità della vita dei pazienti malati di cancro. Bisogna donare, perché donare è voce del verbo salvare una vita. Mettiamo una mano nel cuore. Mettiamoci tutti una mano sul cuore e doniamo. Avanti Tutta! Ricomincio da tre. Ristorante, pizzeria, pub, musica dal vivo e arte. Pochi capivano il jazz. Troppe cravatte sbagliate. Ragazzi, scimmia del jazz. Ricomincio da tre. Via Aldo Moro 106, San Mariano di Corciano, Perugia. Quello che non c'è, si inventa. Box, ci mettiamo la faccia. Siamo sempre noi, siamo sempre noi. Bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso. Benvenuti alla seconda parte della 30ª puntata di Bianco Rosso. Vi ricordo prima di tutto i nostri appuntamenti. Noi siamo in diretta ogni domenica alle ore 21 sul canale 13 Rete Sole e in streaming su www.retesole.it sezione Umbria. Le repliche saranno visibili già la domenica sera alle ore 23.30 sul canale 113 Rete Sole Sport e il lunedì alle ore 23 sul canale 13 Rete Sole e alle ore 24 sul canale 612 Rete Sole più 1. Più on demand sulla pagina Facebook Biancorosso, su acperugia.net e il canale YouTube Claudio Mariani. Riguardo ai grifi in plexiglass, giungono come sempre tante richieste alla redazione e è possibile acquistarli presso l'azienda Box in via Migliorati 37 a Perugia oppure in esclusiva presso l'edicola LB di Lorenzo Ciccarelli in via Piccolpasso. La Box si occupa di moltissime iniziative e in particolare è imminente l'apertura dell'attività Special Events al Quasar Village. Sì, che sarà una bella novità, ne abbiamo già parlato, adesso non so se avverrà nella prossima settimana o insomma entro una decina di giorni, sicuramente sì. Già è presente qualche manifesto, già c'è stata una ristrutturazione, un adeguamento del casottino in legno proprio lì all'ingresso del Quasar Village. Insomma, una novità, biglietteria per eventi, concerti, ve ne sapremo dire più prossimamente.
E comunque per informazioni boxsrl.net, pagina Facebook Box e anche di Twitter Box _ Italia. Parlavamo, ecco, del presidente del Varese Calcio. E i nostri tifosi subito hanno replicato: Giancarlo Baiocco, ma questo del Varese che fuma? No, Marlboro credo. Poi abbiamo Mauro Ricci. Lui si vuole infilare negli spogliatoi, io lo infilerei direttamente al CIM. Vabbè. Allora, di nuovo in regia, perché è il momento di vedere la grafica del prossimo turno. Allora, insieme a Corinna andiamo a leggerla. 33esimo turno. Sabato 28 marzo alle ore 15 giocheranno Bologna-Livorno e Spezia-Pescara. Alle ore 18 Vicenza-Carpi. Domenica 29 marzo alle ore 12:30 Perugia-Crotone e alle ore 15 Bari-Provercelli, Catania-Avellino, Cittadella-Ternana, Frosinone-Latina, Modena-Varese, Virtus-Lanciano-Entella e alle ore 20:30 Brescia-Trapani. Io credo che sia la prima volta in assoluto che il Perugia scende in campo per una partita di campionato all'orario del pranzo, alle 12:30. Lunchtime. Lunch match. E qui sorge un problema, Claudio, il pranzo. Due problemi, bisogna alzarsi presto perché 12:30 a campo. Bisogna alzarsi presto, la domenica, sai. Sì, panino. Pranzeremo dopo. Sì. Abbiamo Marcello Brozzetti, ma l'avete visto quel poraccio seduto vicino? Si vergognava di stargli accanto. Poi abbiamo Mauro Ricci, comunque mente è un grande, qualunque mente sia il concetto che indubitabilmente è complessivamente incomprensibilmente, capire, chiaro no? Insomma, una specie. Salutiamo i nostri telespettatori che interagiscono in diretta con noi dalla pagina ufficiale Facebook di Biancorosso e torniamo a parlare di questa gara perché di fronte c'è un Crotone che ultimamente sta andando benino e che domenica prossima non schiererà una delle sue maggiori punti di forza, che è Torregrossa, l'attaccante centrale, credo proprio il centravantone. E insomma, partita comunque da prendere con le molle, perché anche per la legge dei grandi numeri, dopo tante belle partite, no? Speriamo di venire smentiti su questo, che insomma, chi rientra Simone per domenica? Perché insomma, dicevamo, Goldaniga... e Parigini ci sono. Probabilmente non ci saranno. Lo stesso Egazi dovrebbe anche star fuori anche lui per la nazionale nuovamente. E quindi in difesa Campione dovrà inventarsi qualcosa. Presumibile riconferma di Mantovani, anzi necessaria a questo punto. Bisogna vedere se si riuscirà. Cambia posto. Se Goldaniga non gioca, lo mette a destra. Probabilmente, no? Se rientrasse Giacomazzi, a quel punto il mezzo destro lo farebbe Comotto. E quindi Mantovani mezzo sinistro, Giacomazzi cioè, da tu libero. Dici che preferisce far giocare Mantovani al posto di Egazi? Egazi non c'è, io so che non c'è Egazi. No, non recupera. È impegnato anche lui con la nazionale, è in Egitto. E quindi, insomma, in difesa ci avrà molto su cui pensare, altrimenti c'è Marco Baldan che, insomma, non è che... abbia dato grandissime garanzie fino a questo momento, anche in allenamento non è che... Beh, tantissimo che fermo, insomma... Però quel secondo tempo a Frosinone non l'ha fatto male, Sì, era insomma, fermo io ho visto qualche anni. Allenamento, mi sarò combinato male io probabilmente, ma non mi aveva destato una grandissima impressione. Ritornerà Fossati in cabina di regia, che andrà ad affiancare quindi Verre e Nicco. A quel punto, insomma, le scelte anche là davanti dovranno essere fatte, perché Lanzafame sta giocando bene, c'è Falcinelli... che ha fatto doppietta, ci abbiamo Ardemagni che comunque è un giocatore unico per caratteristiche in questo Perugia, c'è Fabinho, quindi che lì Campione dovrà fare le sue scelte. Per quanto attiene il Crotone, reduce dalla vittoria interna per 2-1 col Brescia, una squadra che nel girone d'andata aveva avuto molte difficoltà, ma il tecnico Drago è stato bravo insieme agli innesti poi avvenuti nel mercato di riparazione a ridare un senso alla stagione della compagine calabrese che con 9 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte in questo momento a 35 punti ha giocatori di buona gamba come Suciu, lo stesso Stojan, ex Bari, un giocatore che segnava anche ieri. Che ha segnato anche ieri, esatto, e che comunque ha ottime qualità tecniche nonché dotato di grande velocità, bravo nell'uno contro uno, sa buttarsi bene negli spazi. Mancherà quel Torregrossa che è l'unico centravanti di ruolo che ha in rosa la squadra di Mister Drago, quindi
sicuramente cercherà di adottare caratteristiche diverse per quanto attiene il reparto offensivo, schierando credo un 4-3-3 diciamo molto più improntato per giocare sulla ripartenza, sulla velocità, tanto chi viene al Curi lo sappiamo, viene un po' a fare le barricate per poi ripartire, lo stesso Canovaccio sarà quello del Crotone. In mezzo al campo c'è quel Matute, ex Arezzo, che aveva già giocato contro il Perugia, il colored dei calabresi, che sta giocando anche lui un buonissimo campionato. Quindi una squadra da prendere con le molle, perché in questo momento contingente soprattutto è molto molto difficile da affrontare. Fabinho in casa viene schierato esterno sinistro? Viene schierato, cioè esterno dei cinque? Ma io penso che Campione domenica ritornerà al modulo con il quale, il 3-5-2, con il quale ha cominciato questa serie positiva. E quindi io, secondo me, si ritornerà con Ardemagno e Fabinho, con i due esterni, va bene, i due quinti che sono obbligati, quindi Crescenzi e Faraoni, e come ha detto Simone, in mezzo rientra Fossati, e quindi con Nicco che sta giocando. L'idea di Fabinho quinto non l'escludo io. Effettivamente l'ultima ce l'ha proposto Fabinho quinto, però perché non c'era Crescenzi, non lo so come, se visto che c'è Crescenzi oppure a metà rivoluziona la formazione a metà partita secondo l'andamento, perché io secondo me di partenza fa il 3-5-2 classico, quello che, con il quale ha iniziato questa miniserie, a parte l'inserimento al posto di Egazzi e di probabilmente Goldaniga di qualcuno dietro. Però in questo caso Lanzafame non giocherebbe. Esatto. Ma è una mia idea, una mia previsione. Poi oddio, non giocherebbe. Noi siamo giocherebbe a partita in corso, ma poi non mi dire... sorprenderei se vedessi Ardemagni in panchina. Io, se devo fare un pronostico, vedo Fabinho quinto a sinistra e Lanzafame Falcinelli davanti. Sbaglierò, eh? Secondo voi, poi andiamo a sentire altre chicche dal web. La coesistenza Ardemagni Falcinelli è proprio impossibile in questi ultimi due mesi di campionato. Ma secondo me possono, in alcune situazioni possono coesistere. Io l'ho visti dal vivo a Vicenza, il primo tempo non avevano fatto male, poi Ardemagni era arrivato da pochissimo, quindi il primo tempo a Vicenza abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo passati in vantaggio. Poi è chiaro che con quella debacle del secondo tempo l'esperimento probabilmente non è riuscito e questa coppia è andata a farsi benedire, visti i risultati fortunatamente. Però secondo me possono giocare, perché sono due che sanno giocare entrambi e dentro l'area e comunque fuori dall'area per fare la seconda punta. Quindi, però a Campione piace tanto Fabinho. A Campione piace tanto Fabinho, che a quel punto dovrebbe fare il quinto, come ha detto prima Simone. Però sai, è sempre meglio quando hai dei problemi di abbondanza, perché in questo momento abbiamo veramente dei problemi di abbondanza con questo mercato di riparazione che si è rivelato determinante. Qui dobbiamo dare atto e plauso a Goretti di aver fatto un ottimo mercato di riparazione. Anche se io preferirei che Egazzi rimanesse e non andasse in nazionale per domenica. Sì, no, vabbè, d'accordo. Siamo tutti d'accordo. L'abbondanza però... c'è, ma forse la qualità, senza voler puntare il dito contro nessuno. Però insomma, il gioco che riesce a esprimere l'egiziano... Per carità, però dicevo, bisogna dare atto che è stato un buon mercato di riparazione, anzi è stato un mercatone, perché... sono arrivati giocatori che si stanno determinando, si stanno rivelando determinanti, e quindi a questo punto Campione ha dei problemi di abbondanza. Ora, per carità, è sempre meglio avere problemi di abbondanza che problemi di carestia, però certo deve fare delle scelte. Lui, ho visto che fino adesso non ha problemi per fare scelte, non ha problemi per mettere chi che sia in panchina, e quindi... Però la domanda, se tu mi chiedi se possono giocare Falcinelli e Ardemagni, secondo me possono anche giocare. Vedevo Simone Cannoiva, secondo lui, credo di aver capito, prima o poi li vedremo insieme. Però deve succedere che qualcuno è infortunato o c'è qualche squalifica, perché io non credo che Campione ce li faccia vedere insieme in questo momento. Perché il nodo è proprio quello che diceva Mauro prima. Campione è innamoratissimo di Fabinho, calcisticamente parlando. Quindi la coesistenza di Fabinho, Ardemagni e Falcinelli insieme, secondo me,
soprattutto su un 3-5-2 è veramente difficile, proprio per gli equilibri di squadra. Credo che, parlando nello specifico di Falcinelli e Ardemagni, io credo che sia una coppia molto ben assortita, perché per me Falcinelli è una seconda punta di movimento che sa attaccare anche bene l'area, e Ardemagni è il classico centravanti. I campionati scorsi ha fatto sempre la seconda punta, Falcinelli anche l'esterno. Esatto, ma io credo che sia una coppia che mi piacerebbe molto vedere. Dice, l'abbiamo vista a Vicenza, quello era un 4-3-1-2 che non... Era raffazzonato. Troppo. Era il 7 di febbraio. Esatto, e poi era troppo spregiudicata in quella maniera la squadra. Per supportare loro due là davanti va bene il 3-5-2, ma a quel punto devi rinunciare a Lanzafame e a Fabinho, altrimenti non è fattibile questa ipotesi. Rebecca Antonini. Eccoci, 5 minuti fa Antonello Menconi ha condiviso sulla nostra pagina la notizia di un lutto tra i sostenitori del Perugia, perché ci ha lasciato questa mattina un tifoso abbonato da 35 anni, di 55 anni, Stefano Casagrande Cupoloni. Condoglianze a tutta la sua famiglia. Non credo, ecco, di conoscerlo, ma insomma nella grande famiglia di Bastia Umbra era, del Curi, credo. Insomma, ci stringiamo tutti davvero accanto alla famiglia di Stefano. Sì. E, insomma, davvero condoglianze sincere. E altre notizie? Torniamo nel mondo del calcio. Cesare Fondi a CIP Perugia. Tutto molto bello. Finalmente una trasferta di quelle da ricordare nel tempo. Bella vittoria, bella partita. Giocatori con il sangue agli occhi che ci hanno creduto fino alla fine. Camplone che ha indovinato tutto, perfino i cambi, al quale devo riconoscere, almeno per ieri, i suoi meriti. Noi tifosi che abbiamo dato spettacolo con un gran tifo. Insomma, una giornata indimenticabile. PS, ieri ad Avellino ho visto una curva, quella dei nostri avversari, veramente da considerarsi tra le più belle del campionato. Però alla fine erano dispiaciuti. E voglio dire che se lo dice Cesare, che davvero, il campione ha azzeccato tutto, vuol dire che probabilmente ha fatto veramente bene. Perché sta facendo opera di convincimento anche con i più scettici, no? Verso il mister. Sì, no, appunto, ma voglio dire, lui è uno dei... Sai, ognuno la pensa a suo modo, sia certo, con l'allenatore, e ha tutto il diritto di farlo. E diciamo che Cesare Fondi, che salutiamo, non è proprio uno dei maggiori estimatori di mister Camplone, come è giusto che ci siano estimatori e persone che quando le cose vanno male oppure che non gli piace il modo di allenare di Camplone. Se dice che ha allenato bene, vuol dire che il mister ha fatto veramente il suo questa settimana. Ma più che il modo di allenare, secondo me, di Camplone il modus operandi, cioè la persona. Perché dice, non è un uomo che arringa le folle, è qualche tifoso viscerale, no? Che poi vive sostanzialmente di emozioni al di là degli aspetti tecnico-tattici, perché a qualcuno gliene può fregare di meno, io credo. Non tutti, però il tifoso vero gli piace anche vedere un allenatore per dire alla Serse Cosmi, sì, sì. Uno sanguigno, questo Camplone dobbiamo dire non è un trascinatore in questo senso, problema, non ce l'ha. Il problema di Camplone è che purtroppo è la prima partita che è arrivato, le prime due partite veramente si è presentato a dove giocava a Sorrento, no, ci fu sì ci un po' fu, un misunderstanding, un'incomprensione su un'espressione infelice che gli uscì infelice, e da lì sì, insomma è stato sì, un po' timbrato, c'è stato qualche problemino. Poi chiaramente lui non è che sia uno particolarmente brillante e simpatico sia con i tifosi sia con i giornalisti, e quindi qualche volta insomma va incontro a certe critiche non prettamente per la parte tecnica ma anche per la parte comportamentale. Però c'è da dire che il pubblico perugino si è sempre contraddistinto anche per grande competenza, io credo. È una piazza difficile anche per questo motivo, perché ci sono dei tifosi che hanno comunque anche competenza in questo senso, e se andiamo a vedere infatti la stragrande maggioranza del pubblico di Perugia sta apprezzando la grande lavoro di Andrea Camplone. Ci ha messo un po' di tempo, però insomma i risultati stanno punti su punti alla fine, sai, convinci i numeri, la forza dei numeri. Ancora Rebecca. Daniele Lanterna, oltre a Diego Falcinelli, oggi bisogna ringraziare anche il giocatore finito nell'occhio del ciclone dopo lo sfortunato intervento contro il Frosinone. Parlo di Jan Koprivets. Forza ragazzi, tutti uniti si ottengono grandi risultati. Marco Moscatelli, ultim'ora, sensibile incremento dei consumi di elettricità e metano in quel di Terni. Ma come mai? Chissà.
Lorenzo Rossi, vittoria di importanza capitale, ora serve continuità e la cazzutaggine vista oggi. Sempre forza Grifo. Se fai così poi dicono che vuoi. Sì, sì. Sempre tra virgolette. Poi abbiamo Giuliano Cardinali. Allora, questo è in dialetto perugino che per me è un po' difficile, però per ci proviamo. Per te come parlare per me il turco, uguale. Ci dai. Proviamo. Allora, freghi, domenica non facemi budelloni. Pena domenica, se non mangiamo le tagliatelle della nonna non fa niente. Mangiamo un panino con la porchetta e gimo tutti allo stadio. È una partita difficile, stiamo vicino a sti ragazzi e alla fine festeggiamo sta domenica importantissima sotto tanti vari aspetti. No, no. E qui si conclude il donca. No, comunque davvero è un appello giusto. Io volevo chiedere, giocare alle 12:30 può influire anche nel rendimento di una squadra? È vero che giocano tutte e due a quell'ora, quindi, però secondo me sì, perché i giocatori a questi livelli sono dei Crotone del Perugia, secondo te influisce? Ma quelli che mangiano di più appunto. No, io credo, vabbè, questo si parla a 360 gradi, eh. Io credo che insomma, i professionisti sono abituati ad avere delle abitudini, dei paletti rigidi, stretti, anche a livello di alimentazione, di orari nei quali consumare i pasti, l'orario in cui si fa la rifinitura. Questo stravolge un po' tutto, perché giocando sempre alle 15, alle 12:30, due ore e mezzo prima, fa molto la differenza. Quindi, però, insomma, lo fanno tutti, adesso anche per motivi di business, commerciali, no? Assolutamente, sappiamo per riempire i palinsesti, bisogna riempirli, quindi di calendario. Bene, allora con Corinna Fenton andiamo a salutare il nostro parterre, salutiamo naturalmente colui che questa sera era presente soltanto nelle pagelle, ovvero Paolo Righetti, e poi i nostri ospiti. Allora, Mauro Paggi, grazie di essere stato con noi. Grazie, grazie a te, grazie a Claudio. Corinna, stasera fai presto perché siamo un parterre ridotto. Grazie a tutti i telespettatori, ci vediamo domenica prossima. Poi Massimiliano Santopadre, dietro Andrea Camplone. Ah, beh, ogni tanto fai bene, la scenografia della box, salutiamo pure quella, dai. Simone Angelini, grazie. Grazie, grazie a voi. Tornata la febbre, no? Stai bene? Bene, no. Ah. Rebecca Antonini, grazie mille. Buonanotte, grazie a voi. Che ritroveremo naturalmente domenica prossima, come ritroveremo Luca Dottori in regia, Michele Patucca, Alessandro Biagini e Marco Cecchetti alla parte tecnica. Anche per questa sera, grazie per averci seguito, come ogni domenica sera. Ah, sono in debito di un saluto alle donne del ponte, così devo dire. Quindi saluti. E niente, è tutto. Arrivederci e forza Perugia. Presto riuscirà, tanti in campo forza Grifo vincerà, il nome è qua da titolare, chi ci sarà, tanto il Grifo sa non ci deluderà, siamo sempre noi, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso, siamo sempre noi, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso. Oggi è domenica, allo stadio ci si va, per l'adrenalina bianco rossa che andrà in Serie A. Sono pronta per correre mille miglia, senza moglie e fidanzata, al Curi c'è un'altra famiglia che mi aspetterà. Corri adesso, stadio abbiamo uccisi, fuori è tutto buio, dentro al Curi Perugia batte qualsiasi crisi. Dal 1905 ad oggi batto mani, ride adesso perché penso che non riderai domani. Con la rosa non si scherza, forse è la più bella in Serie B. Tutti in campo vinceremo pure questa Serie B. Con forze nuove da Rodrigo a Giacomazzi, forse è meglio che ritiri la tua squadra che so c***o. Ed alcuni fuoco rosso presto riuscirà, tanti in campo forza Grifo vincerà, non mi importa titolare chi ci sarà, tanto il Grifo sta non ci deluderà. Siamo sempre noi, siamo sempre noi, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso.